cittadina toscana di natura architettonica medievale, città dalle tante torri, divisa da due fiumi, il Magra e il Torrente Verde. Questa è Pontremoli, chiave e porta dell'Appennino. La città di Pontremoli è situata in Toscana e nella Toscana settentrionale. E il comune confina con la regione Liguria, provincia di La Spezia, e con la regione Emilia, provincia di Parma. Quindi siamo un territorio di confine e come territorio di confine abbiamo relazioni interregionali che portiamo avanti da sempre, anche per creare una sinergia, perché i territori di confine sono sempre definiti territori marginali, ma hanno grandi potenzialità e queste potenzialità noi le vogliamo sviluppare in sinergia anche con chi ci sta intorno, chi ci sta vicino. La nostra storia è una storia complessa, per cui abbiamo appartenuto alla Toscana, a volte siamo stati territorio del Granducato di Parma e a volte siamo stati naturalmente in contatto con la Liguria. Quindi, essendo un territorio di confine, qui le tradizioni si mescolano e diventano tradizioni importanti perché, essendosi mescolate, poi diventano tradizioni che sono particolari. Queste tradizioni sono tradizioni di cui poi parleremo e noi ci sentiamo comunque appartenenti alla Toscana, anche se, ripeto, le relazioni le abbiamo sia con la provincia di La Spezia sia con la provincia di Parma e soprattutto questo, essendo il nostro territorio anche un territorio montuoso, un territorio in cui ci sono crinali di confine. I crinali non dividono, di solito uniscono e quindi anche le nostre popolazioni sono sempre state in contatto nei secoli passati, continuano ad esserlo ancora oggi e quindi si continua questa tradizione di collaborazione. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. Tra i monumenti da visitare, monumenti in cui la città si racconta di conflitti, di incendi di nobili famiglie, di importanti palazzi che hanno fatto la storia di questa città, sita nella Toscana guelfa e ghibellina. Il nostro viaggio qui a Pontremoli si muoverà alla volta delle chiese, che hanno segnato il territorio della città in età medievale. Pontremoli è anche una delle poche città italiane che si esprime nell'arte raffinata in stile liberty. Pontremoli è una importante meta turistica che ricorda, nella parte più antica, la divisione della città tra guelfi e ghibellini. Questa divisione era un tempo scandita da torri. La torre più importante, infatti, è la torre campanaria Cacciaguerra, detta anche oggi il Campanone,
datato 1300 e fatto costruire da Castruccio Castracani. La Torre Cacciaguerra, come dice il nome stesso, fece da spartiacque e da segna confine perché la città potesse vivere in pace e tranquillità. Una tranquillità che ancora oggi può offrire, che ancora oggi si può respirare. Il campanone infatti dà sulla piazza principale di Pontremoli, Piazza della Repubblica, oggi sede dei servizi della città. Ma anche e soprattutto sede di un importante caffè, il Caffè degli Svizzeri, che come ci spiegherà la guida Luciano Bertocchi, è uno dei locali più rinomati per l'alto valore in stile Liberty. Un raro ed elegante esempio di architettura e arredo degli anni venti. Siamo in uno dei templi della gastronomia pontremolese, soprattutto gastronomia dolciaria, perché il Caffè degli Svizzeri, che è sito in Piazza della Repubblica Pontremoli, è praticamente il cuore di una grande tradizione antica. I dolci a Pontremoli hanno sempre avuto un altissimo gradimento, soprattutto perché siamo in terra di grande passaggio e, facendo riferimento alle zone della gastronomia pedemontana, ha soprattutto saputo valorizzare quelli che sono i prodotti dell'area. Qui si mangiano gli amor, qui si mangia la spongata, qui si mangiano i dolci che gli svizzeri hanno saputo ereditare dalla gastronomia locale, in particolare dalla grande tradizione dei cepellini e di tutti i grandi dolciai della nostra zona. Il bar, come vedete, è uno dei pezzi doc del Liberty pontremolese, uno dei vanti della tradizione artistica locale, una tradizione legata all'artigianato locale dell'intaglio che ebbe ancora nei cepellini.